The Real Fight Talk Show è il podcast di Fight the Shield of Wrestling che ti aggiornerà ogni settimana sugli ultimi avvenimenti legati agli sport da combattimento, dalle mixed martial arts alla box, senza dimenticare tutte le altre discipline. A tenervi compagnia, ogni martedì a partire dalle ore 21, ci saranno Mirko Orlato e Michael Lelli che dispenseranno analisi, opinioni e previsioni, lasciando anche lo spazio per qualche consiglio su quale fighter puntare e tenere d'occhio in vista degli eventi del fine settimana. Potete trovare tutta la raccolta delle precedenti puntate di The Real Fight Talk Show su fight.theshieldofwrestling.com e rimanere aggiornati con i nuovi episodi ogni settimana su YouTube, Spotify, Spreaker, TuneIn, Google e Apple Podcast. Amici di Fight, buonasera e bentornati, nuova puntata di The Real Fight Talk Show, ovviamente focus su UFC 263 e ovviamente l'analisi di quella che è stata una main card che per noi italiani è stata abbastanza amara per l'esito ovviamente del main event che ha contrapposto Adesanya versus Vettori. Faremo questa analisi di questa card. Diamo subito il bentornato al nostro Michael Lelli, che ci è mancato come il cacio sui maccheroni. Ciao Mike! Purtroppo gufare un evento di tale portata e azzeccare tutti quelli che dovevo scommettere è stata una fatica, però è stata remunerativa. L'hai visto anche te, no? Ragazzi, Lelli ci ha azzeccato ancora. Infatti mi sa che dobbiamo cominciare a scommettere un po' di soldini, eh? Perché ma che si troverà prossimamente con calma. Tra l'altro leggevo di un post, di un commento di un ragazzo che puntando la vittoria di Moreno ha vinto $281. Anche perché Moreno è arrivato bene, però parliamone con calma, perché c'è da analizzare bene su cosa è successo in questa card. Ma soprattutto, ovviamente, l'invito solito per chi vuole seguire, per chi vuole seguirci sui nostri canali. Ricordiamo che il nostro podcast è visibile su YouTube e lo potete ascoltare su Spotify, Spreaker, TuneIn, Apple Podcast, Google Podcast e il sito podcast The Shield of Sports. Allora, il cappello introduttivo di questa puntata non può che essere legato a quello che è stato il main event. Allora, il main event ovviamente è quello che ci ha riguardato da vicino, perché Marvin Vettori ha avuto l'opportunità di vendicare la split decision del 2018, è arrivato alla chance titolata forte delle sue 5 vittorie consecutive, dei suoi miglioramenti. E non ha saputo fare striking neanche per grazia divina. Esatto, sì, detto brutalmente, io stavo cercando di imboccare la... Ma non c'è da imboccare, fondamentalmente è stato quello che già avevamo detto all'epoca. Vettori a terra, bravo, in piedi molto meno e non ha la castagna da KO. Ha resistito bene, ma Adesanya ha un qui dentro a quella gabbia spaventoso. E non ci si può attaccare al fatto che ha provato una rear di classe, tra virgolette, Vettori, da cui Adesanya è uscito in un lampo, tra l'altro. Ho visto i social che si aggrappavano a questo come se la chiudeva lì. È arrivata non preparata, è arrivata di quasi violenza come presa e Adesanya ne è uscito subito. Ma quindi, guarda, Michael, sto dicendo Marvin, io penso che
c'è sempre quell'equivoco tra come il match possa realmente essere visto e come sia stato invece visto, previsto dagli addetti ai lavori, ma anche dai semplici fans, perché diciamocela tutta, quello che abbiamo letto molte n volte sui social questa settimana è stato: Vettori deve fare quello che ha fatto Vlahovic, portarlo a terra e abbiamo il match è fatto. Dimenticando cosa? Che la media di takedown defense di Vettori prima del match di sabato era dell'82%. Poi ho sentito anche doveva portarlo al centro dell'ottagono, doveva portarlo a terra al centro dell'ottagono, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, e quindi quello che penso è che sui social l'hanno vista molto più facile di quanto fosse realmente, dimenticando anche che Vlahovic, come tu ben sai, che sei un fanatico, fanatico nel senso buono del polacco, partiva con una differenza di peso maggiore rispetto a quella con cui si presentava Vettori. Ma non solo quello, Blachowicz ha anche lo striking. Quello che tutti si scordano quando identificano Blachowicz, identificano solo la parte del toro che ti arriva addosso e ti butta a terra. Ma Beh. Blachowicz ha il pugno, Blachowicz ti manda KO. E anche calci. Ha tutto, è completo. Gli ci sono voluti 10 anni. Però ora è un fighter completo a 360. Non è più solo il pugile, non è più solo quello che ti porta a terra e ti picchia. Ora è un fighter completo. Marvin, vuoi la giovane età? Vuoi che comunque è la prima volta che va veramente in alto? Forse se beccava un cannonier prima o un Costa, forse già si capiva un po' di più com'era la situazione. Molti invece sono andati sul fatto che, quanto era 4 anni fa, ha scomperso per una split decision che tanto split non era, senza valutare Adesanya che ha fatto una crescita mostruosa. E quei leg kick ti portano ad avere la gamba molle poi. E questo è stato poi il risultato finale. Guarda, io penso una cosa, ne parlavo anche poco fa sui social, perché comunque sui social sta uscendo quasi fuori che io sia un fan sfegatato di Vettori. Allora, io apprezzo Vettori, da qui a dire sono un fan di Vettori, i moralisti del patriottismo mi perdoneranno, io non sono un fan di Vettori, ma avrebbe fatto piacere per i sacrifici che ha fatto se fosse uscito dalla gabbia con la cintura. Però quello che ti stavo dicendo è che sui social mi sta capitando di dover difendere Vettori, perché poi arrivano i classici fenomeni di turno che dicono: ma ha sbagliato. Io penso che parlare adesso, dopo il match, sia facile. Anche perché comunque noi stiamo valutando solo la parte di Vettori, ma la gente probabilmente non ha ancora capito che Adesanya con molta probabilità, se non esce fuori nessun altro e se Whittaker non fa la gara della vita, sarà campione dei pesi medi a lungo. Beh, è la medesima situazione che abbiamo nei welter. È identica. Welter e pesi medi al momento sono letteralmente identici, 100%. Hai un campione veramente dominante, come era Khabib nei leggeri, ad esempio. Hai una situazione che i fighter sotto di lui per batterlo devono fare il match della vita, quando a lui basta un incontro normale, nella media, per poter, diciamo, stare ai suoi livelli. Con una sola differenza, se me lo consenti, Mike. Abbiamo citato Khabib, Usman e Adesanya. Io resto dell'idea che comunque tra i tre, ovviamente per la categoria di peso, quello che rischia di fare ulteriori danni, secondo me, è Usman. Ma non tanto perché Khabib si è ritirato, ma perché Usman, sì, nasce come grappler, nasce come fase lottatoria d'élite. Ma non dimentichiamo di cosa è diventato Usman anche nella fase di striking. Anche, però di qua parti da una Adesanya che a terra soffriva e invece ora a terra è difficile sempre di più portarcelo. E quando ce lo porti è un'anguilla.
Allora, prima di passare agli altri match da analizzare, ovviamente c'è la fase dove tutti, tra virgolette, ci improvvisiamo matchmaker. Allora, sicuramente Sava Sandir, il prossimo avversario di Adesanya sarà Whittaker, che comunque sembra essersi ripreso dalla sconfitta titolata contro Adesanya, ha sfornato comunque delle prestazioni. Contil, Cannonier e Gastelum, prestazioni solide, pur essendo tutte e tre arrivate con la vittoria per decisione dei giudici, però ha dato ampi margini di ripresa. D'altro canto, Vettori, che come riportato su fight.theshieldofwrestling.com, in virtù della sconfitta, e non sono d'accordo, ha perso una posizione nel ranking. Vettori ha chiesto Costa pare molto contento di sfidare. A parole di sfidare Vettori, penso che adesso comunque con Cannonier versus Steel, che se non sbaglio è già calendarizzato, gioco forza potrebbe essere proprio Vettori contro Paolo Costa il match che sa da fare. Beh, letteralmente sì, anche perché vai poi a decidere chi andrà contro lo sfidante, contro chi ha perso, letteralmente, contro il campione. Quindi sarà una cosa molto particolare, molto Te la molto. faccio però la domanda. Considerato che sia Vettori che Costa hanno già avuto la loro chance titolata, e consentimi, sicuramente tra i due quello che è uscito peggio è stato Costa. Ok? È Potrebbe uscito malissimo, non male, malissimo. essere che il prossimo sfidante al titolo dopo Whittaker possa uscire dal match tra Cannonier e Till, considerato che Adesanya ha sempre visto di buon occhio un match contro l'inglese. E che entrambi non hanno avuto ancora la chance titolata? Dipende tutto da un fattore solo, dal nostro caro Reaper. Se Whittaker ritorna il Whittaker devastante di qualche anno fa, ha la possibilità anche di battere Adesanya. Allora in quel momento ci starebbe da Dio un vincente fra Costa e Vettori, ok? Se invece vince Adesanya, Whittaker rimane il numero uno, può darsi che il vincente fra Cannonier e Till vada per il titolo. Due domandine ancora, anche perché comunque ritengo che l'approfondimento, non solo perché parliamo di un nostro fighter, ma anche peraltro penso che l'approfondimento sia comunque doveroso. Analizzando, entrando nel merito di questi due match, ti faccio due domande. La prima, secondo te, improvvisandoti il coach di Whittaker, analizzando il primo match, che sicuramente tutti ricordiamo anche perché comunque è durato un round e mezzo, in Scarso, quali ha... scarso. Esatto, in quali aree pensi che Whittaker possa aver tratto giovamento, lezione da quella sconfitta? E quante possibilità, alla luce anche di come l'abbiamo visto, quante possibilità pensi che abbia in un rematch? Allora, da come l'abbiamo visto anche contro Cannonier e non solo, Whittaker è migliorato nel pressing, definiamolo così, nello stare addosso all'avversario. Ha ripreso quella mobilità che contro Adesanya sembrava in quel periodo quasi persa. Whittaker è sempre stato velocissimo di busto. Dagli ultimi due match prima di Adesanya, poi quello contro Adesanya, sembrava un palo della luce messo lì a prendere pugni. Invece sembra sia ritornato. Secondo me è stato più un lavoro mentale. Cioè, è migliorato sul piano della testa in questo momento. Quindi dovrebbe arrivare almeno avere un 40% di possibilità contro Adesanya. Ok, la seconda domanda che ti faccio è questa. Sempre sui social ho letto la frase: se ha perso contro Adesanya, secondo me perde anche con Paolo Costa. Io non sono d'accordo e qui voglio un tuo parere, ti spiego il perché. Allora, lo striking di Costa è uno striking diverso sia come impostazione che anche come questione fisica. Allora, Adesanya è riuscito praticamente a. Non ha piazzato quel colpo che può aver stordito Vettori. Adesanya ha giocato di footwork, è andato molto con i calci alle gambe, seppur comunque le statistiche hanno evidenziato molti colpi al volto, però comunque il core dell'attività di striking di Adesanya è arrivato attraverso i calf kick e le kicks che dir si voglia.
Costa, che non ha l'allungo di Adesanya, costa 188 centimetri di allungo, se non sbaglio, o addirittura qualcosa di meno. Quindi sul piano dell'allungo è uguale a Vettori. Costa ha la castagna da KO. Vettori invece ha uno striking più improntato, se sei d'accordo con me, sul volume dei colpi, perché lui ha un buon uso del diretto sinistro accompagnato comunque dai jab, quindi è la classica combinazione 1-2. Costa invece ha molta più potenza. Considerato questo fattore, sei d'accordo con chi pensi che l'esito del match possa essere lo stesso di Adesanya? O pensi che comunque Vettori abbia buone chance di vittoria contro Costa? Anzi, consentimi un'ultima cosa: Costa a terra non si vede, però Costa, se non erro, è cintura nera di Brazilian Jiu-Jitsu, quindi a terra magari potrebbe anche non essere facile da portare barra sottomettere. Vero, però contemporaneamente Paolo Costa sembra che un po' si sia dimenticato come si combatte a terra. Nel corso della sua carriera ha preferito molto di più puntare sullo striking, infatti mi sembra che abbia una 11 vittorie per knockout e una sola per sottomissione. Sì. Complessivo. Questo dimostra che lui principalmente gli piace scambiare in piedi, al castagnone come hai detto te, al castagnone che se ti prende il mento ti spenge subito, letteralmente. Tuttavia soffre molto la pressione, molto molto, quindi Vettori deve stare ovviamente attento a non prendere quel cazzotto della vita che lo manda a terra e contemporaneamente pressarlo. Se riesce a pressare benissimo Costa, in quel momento diciamo che abbiamo una bella possibilità di avere una vittoria. Se invece si fa prendere dalla foga per cercare il takedown per forza di cose e rischia di prendere la castagna, in quel momento il nostro Vettori è il momento buono che subisce la prima sconfitta. Ultimissima domanda, anche perché la pausa incombe: quanta percentuale c'è di fattore mentale nella sconfitta di Vettori? Quindi la rear neck choke non chiusa, i calci alle gambe, a livello mentale quanto ha influito secondo te? Secondo me un 10%, non più di quindi tanto. Neanche tanto? No, ha influito forse un po' di più la gestione, il famoso qui. Adesanya è un genio nella gabbia, lo abbiamo notato, ormai abbiamo finito tutte le parole per descriverlo. Vettori deve ancora imparare a conoscersi forse dentro la gabbia. Se ti ricordi, anche nel match prima aveva rischiato parecchio su un fighter completamente a terra, quindi forse deve migliorare un po' la gestione di se stesso nella gabbia. Se riesce a migliorare quel punto lì e lo striking, abbiamo un atleta abbastanza completo. Bene, dopo aver dedicato, come giusto che fosse, una prima parte su match tra Adesanya e Vettori, noi andiamo subito in pausa. Voi non scappate perché c'è la seconda parte di UFC 263 da raccontare, quindi pubblicità, io e Mike vi aspettiamo. Fan del wrestling, ma soprattutto di The Shield of Wrestling. Se volete rimanere sempre aggiornati in tempo reale sugli ultimi avvenimenti del vostro sport, spettacolo preferito, allora seguite www.theshieldofwrestling.com. Potete trovarci anche su Facebook, Twitter, Instagram, Telegram e perfino Discord. Durante la settimana vi terremo compagnia anche con i nostri podcast Over the Top Rope, il programma di riferimento del wrestling italiano, in onda mercoledì alle 19.30, e What's Next, conosciuto come il club di The Shield of Wrestling, all'interno del quale discutiamo degli avvenimenti più importanti avvenuti durante la settimana. I nostri podcast sono disponibili praticamente ovunque. Potete ascoltarci attraverso Twitch, YouTube, Facebook, Instagram TV, Speaker, Spotify e TuneIn. Non è finita qua però, perché noi siamo sempre pieni di novità e l'ultima, ma non meno importante, è l'apertura di fight.theshieldofwrestling.com, il sito dedicato agli sport da combattimento, grazie al quale potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime notizie provenienti da UFC, Bellator, ONE e dal mondo della box. Inoltre avrete la possibilità di seguire insieme a noi l'avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda gli sport da contatto coinvolti. Tutto questo è disponibile comodamente e gratuitamente anche all'interno della nostra app, scaricabile dal Play Store. Questo e l'altro ancora per offrirvi il miglior servizio possibile, perché non dimenticate mai che we are the Shield of Wrestling.
Appassionati di sport, ma soprattutto di The Shield of Sports, un caloroso benvenuto dal direttore Yuri Martinelli all'interno del portale dedicato ad alcuni degli sport più spettacolari e mozzafiato che esistono. Da noi potete trovare le principali notizie dedicate alle quattro ruote, NASCAR, Rally, Formula E, IndyCar e non solo. Non si corre solo in auto però, ed infatti qui è di casa anche la motocross, le BMX, il downhill e l'endurance. Il nostro obiettivo è portare alla luce e aggiornare quotidianamente i fan di sport che non possono assolutamente rimanere in ombra. Ed è per questo che non ci fermiamo qui. Vi aggiorneremo anche sul mondo della scherma, passando per il softball, senza dimenticare la box, le MMA, il pro wrestling e tantissime altre discipline e competizioni che possono e devono essere portate alla ribalta. Non dimentichiamoci che il 2021 sarà caratterizzato anche dalle Olimpiadi di Tokyo, che finalmente potremo vedere. E con The Shield of Sports potrete seguire l'avvicinamento a questa storica rassegna di data e di conseguenza rimanere aggiornati durante tutta la durata della competizione. Questo è ciò che potrete trovare su The Shield of Sports. Se volete unirvi a noi, non vi resta che seguirci sui nostri canali social. Ed ovviamente non dimenticate mai che we are The Shield of Sports! Segui lo sport più di ogni altra cosa. Ti piace parlare subito di quello che vedi. La scrittura è la tua più grande passione. E allora noi facciamo proprio al caso tuo. Il gruppo The Shield of Sports ha riaperto le candidature per le posizioni news, social, video e podcast. Come fare per collaborare con noi? Ma è molto semplice. Mandaci una mail all'indirizzo info@theshieldofwrestling.com oppure info@theshieldofsports.news. Raccontaci chi sei, che cosa fai, perché vorresti collaborare con noi. Noi leggeremo la tua mail, ti risponderemo subito e chissà che anche te entrerai a far parte del nostro fantastico mondo sportivo. Ma soprattutto ricorda, we are the Shield of Sports. Eccoci qua, amici di Fight, seconda parte di The Real Fight Talk Show. Ma sei sicuro? Sì, sono sicuro. È la seconda parte? Sì. Ma di questo podcast? Di questo podcast. Non della stagione? No, non penso. Ah, okay. Anche perché l'altra volta ti ho tradito con Botti, quindi... Fai un po' te che cosa è venuto fuori. Guarda che ci ascolta Alessandro, eh. Cogliamo l'occasione per salutare il nostro Alessandro Botti e ringraziamolo per l'intervista della scorsa settimana. Ma facciamo anche complimenti a Pedersoli a questo punto, che ha vinto l'italiano di grappling. È stata una vittoria domenica nel campionato italiano di grappling. Forse Pedersoli si sta ritrovando. Vediamo come si evolverà la sua situazione anche in ambito europeo magari. Guarda, ci spero perché, vabbè, adesso tralasciando la simpatia che posso avere per lui, il fatto che è stato veramente disponibilissimo, è stato uno spasso averlo come ospite, è un talento. Quando ha cominciato a vincere in Cage Warriors, quando ha cominciato a vincere in UFC, ho pensato che avessimo trovato un altro alfiere degno di portare i nostri colori, quindi... Spero si ritrovi perché è un fighter di talento. Lo salutiamo anche lui. Ciao Carlo. E invece con i nostri colori, cioè un qualcosa di simile, abbiamo il nuovo campione dei pesi gallo. Eh sì, Brandon Cuore di Panna Moreno. Mamma mia. Che vince. Ma sai che l'altro giorno stavo riguardando il primo match? E ha questo footwork che mi sono sparato la cazzata e sembrava Nino D'Angelo quando faceva i balletti nei film neomeodici. Pensavo dicessi Totò, guarda. No, ma a vederlo, a parte poi sta faccia da addormentato, però adesso, tralasciando le stronzate e entrando nel merito, Brandon Moreno firma l'upset ovviamente dell'evento di UFC 263, perché... Per il resto non è arrivata né la vittoria di Diaz né quella di Vettori. È arrivato l'upset di Moreno. In molti pensavano che il primo match fosse semplicemente una giornata storta di Davison Figueiredo, che da molti, me incluso, lo ammetto, veniva visto come prossimo candidato a monopolizzare la categoria dei pesi mosca. Invece Brandon Moreno infila una grandissima prestazione dando grande senso di completezza
in un primo round che lo vede comunque dominare, comunque avere la meglio sul piano dello striking, tenendo il centro dell'ottagono e facendo un ottimo uso comunque delle combinazioni pugilistiche a lui care, degne del miglior box messicana, del dirty boxing. E c'è un secondo round che lo ha visto settare, qua mi verrebbe da dire correttamente, la rear neck choke. Il primo tentativo è stato neutralizzato da Figueiredo, che non dimentichiamolo è cintura nera di Brazilian Jiu-Jitsu, ma al secondo tentativo cede Figueiredo, Brandon Moreno scrive la storia dei pesi mosca, diventando così, se non erro, correggimi se sbaglio, Michael, il quarto campione di categoria. Mi sembra che sia il quarto. E io vorrei sottolineare una cosa. Sì. In tempi non sospetti, era dicembre, era poco prima del primo match. Io ti dissi, se Moreno migliora nello striking e affatica il campione, Brandon potrebbe farcela. Ora, al primo match, ricordiamo tutti com'è andata, tranquillamente. Pareggione devastante. Effettivamente Moreno è migliorato in tutto, ha affaticato parecchio Figueiredo e a seguito è riuscito a chiudere due volte la rear neck choke. Il campione sembrava imbattibile, ma usciva dai match fradicio e forse era il suo unico punto debole, effettivamente. Certo. Moreno è riuscito a entrare come una lama proprio lì dentro. Però ora cioè, abbiamo un'altra problematica. Askarov. Sì. Che sta salendo come una mina. Quindi non so quanto il trono di Moreno sia sicuro in questo momento. Pensi che ci sarà un altro terzo? Perché Figueiredo l'ha chiesto. Figueiredo l'ha chiesto, però non penso glielo diano subito. Anzi, penso proprio che lo rimanderanno, perché ora sulla rampa di lancio hai Askarov. Askarov è uno di quei fighter che ipoteticamente potrebbe giocarsela molto bene. Il russo ha dalla sua tante carte a favore. Contro Benavidez ha vinto per decisione unanime, ma dominando. Cioè, è stata una questione veramente assurda. E comunque vorrei ricordarti che avevano già combattuto Moreno contro Askarov e finì in pareggio. Tra l'altro la storia di Moreno è una di quelle storie che ti insegnano che nella vita mai dire mai, perché comunque Moreno era stato praticamente tagliato dalla UFC, dopodiché è stato, si può utilizzare volgarmente il termine, ripescato. E guardate dov'è, sicuramente la storia, anzitutto da un punto di vista umano, è una persona che trasuda, anche se è una bestia e pesta, è una persona che trasuda tenerezza, perché quando si è commosso nell'ottagono non ti nego che un po' mi sono emozionato. E pensa che ha il soprannome il baby assassino, voglio dire che... Sì, gli assassin baby, esatto. Ed è di Tijuana. Sì. Però vabbè, cazzo, diciamo che sarebbe stato peggio se avessi detto che ho provato tenerezza nel momento in cui ho visto un gannusso levare la cintura. Beh, quello sicuramente, però... no, ovvio. Parli di un fighter che era addirittura tornato nel grappling per reimparare a combattere a terra l'anno scorso, o 2 anni fa oramai. Poi è andato in LFA, è tornato pareggione con Askarov e poi a dritto, completamente. Quindi, no, guarda, complimenti a lui. Io penso una cosa, andando a vedere quello che è il ranking, Askarov sicuramente, vorrei rivedere Perez e comunque un altro che a me piace, anche se da poco ha perso, è Brandon Royval, che è un altro fighter che mi ricorda qualcuno di cui andremo a parlare a breve. Che Brandon Royval mi ricorda qualcosina... per il tipo di portamento nell'ottagono nei Diaz. Diciamola così. Brandon l'americano, per distinguerlo dal messicano, è particolare come fighter. Ha perso proprio con Moreno, tra l'altro, con un infortunio alla spalla, che se probabilmente se lo facevo io non combattevo più per il resto dei miei giorni.
però contemporaneamente vinse molto bene sia con Cara Franz che con Elliott. Quindi è un talento, però la testa probabilmente, come Nate Diaz, ce l'ha da altre parti. E allora, dato che l'abbiamo nominato, il minore dei Stockton Brothers, Nate Diaz torna, è tornato ormai perché è passato l'evento, nell'ottagono. No, distanza... torna a perdere, specifica bene, è tornato a perdere, tornato a fare il Nate Diaz. Allora, Nate Diaz, sorvolando oggi... Michael Lally, che oggi io e Lally oggi sembriamo il carabiniere buono e il carabiniere cattivo, e stranamente stavolta io sono più sulla parte buona, però vabbè, ovviamente adesso tocchiamo Nate Diaz, che è un fighter che personalmente adoro. Diaz tornava nell'ottagono UFC a distanza della sconfitta, così almeno evidenzio il termine sconfitta che provoca goduria a Lally, la sconfitta di UFC 244 del novembre 19 contro Masvidal per stop medico. Torna nell'ottagono, allora, prestazione incomprensibile, nel senso che comunque sono stati 4 round dove Diaz sembrava più intenzionato. Io a un certo punto ho guardato un mio amico e ho detto: ma secondo me si è fumato qualcosa, perché... No, quello sicuro, non ha avuto problemi a fumarsele in conferenza stampa il giorno prima, figurati te se non glielo fanno fumare prima di entrare in ottagono, cosa gliene frega a lui. Allora, 4 round nettamente a favore di Leon Edwards. Poi ovviamente, se non sanguina, non è Nate Diaz, e quindi al terzo round ha cominciato a sanguinare più lui che San Gennaro, quindi ha cominciato a sanguinare forte. Poi al quinto round, a un certo punto, è riuscito a trovare una combinazione delle sue, perché comunque la sua dirty boxing è risaputa, che sa anche essere efficace. Edwards ha cominciato a mostrare dei segnali di cedimento, e Diaz cosa ha fatto? Invece di continuare l'opera e andare verso un insperato KO, ha puntato il dito come per dire: ti ho beccato. Quello è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e ti dirò, penso anche che al di là dello spettacolo non sia stato molto contento, secondo me, Dana White di questa prestazione. No, secondo me l'ho aspettato nel camerino con dialogo. Dialogo è un bastone di 2,15 m in vero ferro, e gliel'ha dato nel coppino. Cioè, è l'unica soluzione che mi posso immaginare. Diaz alla quinta ripresa era, come hai detto giustamente te, riuscito a praticamente schiantare Edwards, che aveva retto benissimo, aveva fatto i 4 round della vita forse, e poi mi va a puntare il dito. Se ero Edwards glielo mangiavo istantaneamente probabilmente, però capisco la stanchezza della quinta ripresa, assolutamente. Ma non ha senso. Diaz, con tutto il bene, non è più un fighter. È tipo McGregor l'anno scorso. Siamo tornati a quei livelli lì. Io devo sboronare, allora sborono. Però. E tra l'altro potrebbe anche essere uno scenario fattibile, un McGregor Diaz 3, qualora McGregor dovesse perdere la trilogia con Poirier. Ma sì, ma quello lo fai nel momento che tutti e due hanno perso. Nulla da chiedere, ma sai che tutti e due ti riempono uno stadio, perché un Diaz McGregor riempi lo stadio completo in 20 millesimi di secondo, quindi chi lo sa. Detto questo, Mike, la prestazione di Edwards sicuramente è positiva in un incrocio matchmaking che onestamente comunque fatichiamo a comprendere, perché comunque Edwards è chiaramente in rampa di lancio per una chance titolata che comunque verrà data a Colby Covington in un rematch con Usman, che secondo me in questo momento è il match che ha più senso. Io invece, tutto sommato, continuo ad avere delle perplessità su Edwards, perché adesso ragioniamo un attimo su una cosa. Nate Diaz è famoso per la sua dirty boxing, però Nate Diaz non è che ha la castagna da KO. La domanda che mi è venuta spontanea quando ho visto Edwards rischiare di cadere sulla combinazione di Diaz è stata: ma se lo dovesse acchiappare Usman, come va a finire?
Allora, Edwards mi ha sorpreso perché comunque, non è che mi ha sorpreso, però ho visto la facilità con cui ha portato a terra Diaz, che poi Diaz è più uno che poi lavora bene spalle a terra, ok? Però Edwards... era riuscito a farlo anche con Dos Anjos, eh? Ricordiamoci anche sì. Questo. Edwards, cioè, quindi dimostra di essere un fighter tanto capace in piedi quanto capace per terra. La mia perplessità però rimane quella, legata al fatto che secondo me comunque c'è ancora un divario, ma come il discorso prima di Adesanya, che giustamente hai ripreso tu, Usman in questo momento sembra di un'altra categoria, e quindi Dana White è andato a ipotizzare uno scenario secondo il quale Usman andrà contro Covington e Edwards potrebbe beccare Masvidal. Allora, io ti dico, da un punto di vista delle vendite, sono favorevole al match tra Edwards e Masvidal, perché comunque molti si ricordano ancora i Two Pieces e una Soda, ok? Uh-huh. Quindi molti si ricordano ancora le castagne che gli ha mollato Masvidal nel backstage. C'è anche da dire che sono passati due anni, più o meno. Da quell'evento Masvidal ha avuto una grande ascesa e un'altrettanto rapida discesa, perché in questo momento, con la sconfitta netta contro Usman, penso che sarà difficile che lui possa riavere una chance titolata. No, Masvidal allora va a fare la barriera con Maia, tutti e due giù, fermi lì. Io onestamente ti dico, molti vedono questo scenario, invece ascolta bene, lo scenario potrebbe essere che la title eliminator Edwards se la farà col vincente del match tra Burns e Thompson. Più che contro Masvidal. E te rimanderesti Gilbertino contro Usman se vince? Ma io, Mike, io ho visto bene quel match lì, come penso l'hai visto bene anche tu. Burns al momento, ok, è durato tre round con Usman, però sono stati tre round dove comunque nel primo l'ha praticamente messo giù e ha rischiato di farlo una seconda volta, poi nel secondo vabbè si è incazzato Usman e tutti a casa, poi il terzo è finito anche peggio. Però se tu vai ad analizzare, se tu andassi ad analizzare la classifica in questo momento, come ha detto anche Hardy in un'intervista nel suo podcast, lui ha detto: in questo momento non vedo come Covington possa ribaltare il match contro Usman, dal momento che non ha in nessun'area comunque, né in piedi né a terra, può andare ad annullare quello che poi è anche il vantaggio fisico di Usman. Quindi tolto Covington, Thompson, onestamente, con tutto il bene che voglio, non lo vedo bene neanche lui. Rimane Masvidal, che Masvidal ha giocato un buon primo round con Usman, poi nel secondo ha pagato comunque l'eccesso comunque di sboronaggine, perché comunque lui là ha incassato un pugno a guardia bassa e ha pagato, secondo me ha pagato anche un eccesso di sicurezza, tant'è che lui stesso ha detto sottovalutato lo striking di Usman. Per me i due, torno a ripetere, che rimangono sono Burns e Masvidal. Io darei più una seconda chance a Burns, però deve vincere bene contro Thompson. Io non lo so, io vedo meglio Luke, tipo immagina te, in questo momento vedo meglio lui. Luke è completo, esatto. Per quello lo vedo meglio rispetto a tutti quelli che hai nominato. Forse dovrebbe, vedi cosa, dovrebbe avere, ok? Sì? Un round, una vittoria contro uno fra Burns, Edwards e Thompson. Se riesce a prendere uno di questi tre e vince, va diretto al titolo. Ed è facile che vinca. Ma adesso Luke non mi sembra che abbia dei match, no? No, che io sappia al momento no. Aspetta, ok, allora ti ribalto la frittata. Ultima domanda prima di chiudere il capitolo Edwards-Diaz. Luke contro Edwards? Ecco, Luke contro Edwards sarebbe un bel match da vedere. Ah no, fermo, c'ha Chiesa a UFC 265.
Che non è una passeggiata di salute, eh? No, sono i due che io vedo come possibili futuri top 3, sinceramente. Completi tutti e due. Chiesa forse deve migliorare ancora qualcosina, In piedi. effettivamente. In piedi, esatto. Luca invece è completo, quindi io vedrei bene il vincitore di questo che va contro il vincitore del match sopra. Staremo a vedere. Allora, Mike, dobbiamo volare con il racconto di questo UFC 263 e nel tempo che ci rimane a disposizione voglio un tuo pensiero sulla vittoria di Craig contro Jamal Hill. Dove può arrivare Craig? Questa è la prima domanda che ti faccio. E poi dove può arrivare Belal Muhammad? Allora, Muhammad ora entra in top 10, tra l'altro, mi sembra. No, 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 esatto. Muhammad può arrivare tranquillamente nella top 5. Tranquillamente, ma deve spaccare il muro tra gli sconfitti di Luca Chiesa. e io in tutta onestà non me la se non punterei 10 euro, neanche 10 euro su Muhammad. Io Perché invece comunque su lui ce ne punterei 5. non lo vedo strutturato fisicamente bene per competere in questa classe di peso. Quindi te lo vorresti buttare nei leggeri? Piuttosto. Ma non saprei, io vedi, per questo continuo a pensare che una categoria intermedia tra i leggeri e i welter la farei. Perché I lo semi-welter. vedo fisicamente strano, lo vedo strano. È strano, però ha combattuto benissimo. Ha uno stile buono. Questo non lo metto in Quindi, secondo me, può solo migliorare. Forse hai da dire che la top 3 attuale sono degli armadi a quattro ante. Cosa strana forse per quella classe di peso. E poi tra l'altro capita in una categoria di peso dove comunque hai gente grossa che in più ha lo stile lottatorio di alto livello, perché comunque Usman, Covington, Burns, sono atleti che comunque stai parlando di due All American, stai parlando di una cintura nera di Brazilian Jiu-Jitsu. Quindi comunque già gente che sa far male. Oddio, anche Burns arrivava dai leggeri, eh? Appunto. Però abbiamo Però si è giocato nei leggeri e ha formato. perso Conker. Però poi si è formato, si è ingrossato e buonasera. Belal ha tutto il tempo per farlo, tranquillamente anche. E su Craig cosa mi dici? Su Craig ti dico che per la classe di peso che è, quindi si parla dei medio ma dei massimi leggeri. Allora, non mi dispiace. Però sai quando dici, ma gli manca ancora quel in più? Ecco quello, quindi al momento lo vedo più o meno che può andare con gli ultimi della top 10, un Ozadimir, un Krylov, un Walker. Tranquillamente su quello. E invece, ultimissima domanda, poi abbiamo finito l'interrogatorio, caro Mike. Ti sono mancato proprio 2 settimane. Te l'ho detto che mi sei mancato, con tutto il bene per Botti, ma il mio secondo toscano preferito, il primo rimarrà sempre Sarri. Ah, E se farà bene Spalletti, con questo chiudiamola qua. E altrimenti passiamo a The Shield of Sports. Quindi usciamo un attimo da. Allora, l'ultima domanda che ti faccio è questa: la prossima Fight Night vedrà un evento, cioè vedrà un main event interessantissimo che andrà a contrapporre The Korean Zombie contro Dan Haig. Che cosa ti aspetti da questo match? Dan Haig che distrugge il Korean Zombie. Attenzione. Purtroppo il Korean Zombie non è più il Korean Zombie già da un po', purtroppo. E rimarrà sempre uno dei miei fighter preferiti. Ha segnato una divisione. Haig invece la sta creando, letteralmente. Cioè i pesi piuma li sta distruggendo. Ha una classe di peso fisica che può essere un peso leggero. Una velocità di un peso gallo e è forte. Quindi il coreano è a rischio, tanto anche secondo me. Quindi tu ti faccio l'ultima domanda: in caso di vittoria di Haig, lo
Lo vedresti magari in una title eliminator contro il Eh sì, vincente del in una Troll top 3. In una top 3 secca e dura. Proprio Bene, diretto, eh? amici di Fight, che dite? Può andare bene, lo promuoviamo, gli diamo lo scettro di numero uno a Michael Lally? Ha superato l'esame? Bah, la gufata, per chi la vuol vedere, ragazzi, vi si manda anche gli screen, basta chiedere. Io 2 giorni prima dell'evento, che nomi dissi che avrebbero vinto? Vabbè, su questo lui è il re dei gufi, io gli farei tatuare un bel gufo sul braccio e... Potrebbe essere un'idea. Uno più uno meno oramai. Bene amici, è stata una puntata che penso sia volata, non mi sono neanche reso conto di quanto il tempo sia passato. Io ringrazio nuovamente Mike, anzitutto è stato un piacere di averti di nuovo qua e grazie comunque per la compagnia e per la chiacchierata. Grazie a te, tanto dobbiamo arrivare fino al post McGregor, caro mio, ti aspetterò in gloria quel giorno. Grazie, io ringrazio gli amici di The Real Fight Talk Show, vi ringrazio anche per averci seguito e bene, come potrà anche confermare Mike nella Fight Week di UFC 263, continuate a farlo sempre di più e noi vi si dà appuntamento a settimana prossima per una nuova puntata di The Real Fight Talk Show. Mirko Orlato vi saluta, vi ringrazia e vi ricorda che we are the Shield of Sports. Ciao!